Allora, ciao, io sono Mirko Ilbrat, come è scritto qua, questo è il mio vero cognome, non è un nome d'arte. Sono l'autore di questo romanzo, La Rosa dei Venti, che è il primo capitolo di una saga che sto realizzando. La Rosa dei Venti è un romanzo fantasy in un'ambientazione di high fantasy. Ho cercato di riportare in un romanzo fantasy tutti quegli elementi che a me piacciono negli anime o nei manga, quindi dare l'idea al lettore di leggere un romanzo ma di trovarsi come se stesse leggendo un fumetto in realtà. La storia di questo libro parla di un mondo chiamato Zaurel, un mondo in cui persiste un potere chiamato stigma, che porta la magia nel mondo e dà anche i poteri ai vari personaggi. Zaurel è minacciato dal signore dell'Ovest, che è alla ricerca continua delle gocce di Lazul, che sono delle pietre magiche che danno anche il titolo al primo capitolo. A questa minaccia si frappone un'alleanza di tre regni, che ogni 3 anni rinnovano questo patto di alleanza, dando vita a un evento chiamato Cerberus, in cui partecipano degli esponenti di ogni regno. Rion, che è il protagonista che vediamo sulla copertina, partecipa nell'edizione del Cerberus attuale. La prima parte del libro quindi si incentra su tutto lo svolgersi della gara del Cerberus, alternando quello che accade all'esterno da parte delle regioni dell'Ovest che cercano le pietre in tutto il mondo di Zaurel. Mano a mano le sottotrame si intersecano, portando la storia in un'ambientazione più gotica, più dark. Nella seconda metà del libro infatti ci sono elementi come licantropi, vampiri, sempre però mantenendo un'atmosfera di fantasy medievale. L'elemento ripreso dagli anime e manga che io ho voluto inserire di più, un background dei personaggi che emerge durante uno scontro, la psicologia di un personaggio magari che risalta durante una battaglia, e scontri più di taglio cinematografico, che sono poco presenti magari nei romanzi, ma parecchio presenti in un videogioco, in un fumetto o in un anime. Questo è il mio romanzo, il primo della saga La Rosa dei Venti. E sta su tutti gli store online, Feltrinelli, Amazon, Mondadori, basta cercarlo insomma su internet, si trova su vari store online. Autoprodotto da Yuga Imprint, che è un servizio di autoproduzione, di self, che però mi dà la possibilità di distribuirlo parecchio. Grazie di tutto, ciao. Ciao, dai. Francesca. Francesco. Chi impersonate oggi? Vabbè. Fushiko? Si intuisce vagamente. E Fushiko Mine. Da quanti anni venite a Comics? 2. Secondo me. Secondo. Quindi siete dei virginelli, dai. Più o meno sì. Che cos'è che ti piace di Comics? Tutto? In particolar modo? No, un po' tutto, sì, i cosplay che girano, gli stand, fanno molte cose interessanti. L'atmosfera. Sì. C'è un padiglione che vi piace in particolar modo? Questo. Questo, quello dei nerd. Sì. Anzi, questo e quello dopo questo, che c'è Daniele Fabbri, stand-up comedian italiano. Che cosa cambieresti invece che non ti piace? Il fatto che non mi riconoscono, ma è giusto, perché non ci assomiglio, questo lo so. Vabbè, ma questo dipende da te, non dipende da Romix. Esattamente. Fatica sprecata e soldi buttati. Va bene, cari, grazie. Un abbraccio. Allora, mi chiamo Lorenzo e il personaggio che interpreto è un manto della tempesta direttamente dalla saga di The Elder Scroll Skyrim, per la precisione. Siamo precisi. Da quanti anni vieni a Romix? Dovrebbe essere l'ottava edizione più o meno che mi faccio. Tu sei più venerando rispetto a questi due. Loro sono dei newbie in confronto a me. Cos'è che ti piace del Romix e cosa cambieresti? Allora,
Questa è una domanda un po' strana, per il semplice fatto che prima io lo adoravo, era la cosa più bella dell'universo e non vedevo l'ora praticamente di venire. Però adesso, andando sempre più avanti, mi sta proprio calando, ma di tantissimo. Perché però? Perché sarà che alla fine non innovano quasi mai, sarà sempre la stessa fuffa alla fine. Alla fine stanca. Quindi ci vorrebbe qualcosa... Qualcosa che dà quel tocco in più, diciamo. Per i veneranti, perché da tanti anni viene e riviene, adesso anche due volte all'anno, da un po' di anni a questa parte, quindi ovviamente... Esatto, quindi qualcosa di innovativo, ecco. Chi viene giustamente da tanti anni dice, uffa, che palle, è sempre quello. Vabbè. Ti capisco, va benissimo, grazie. Grazie. Ciao. A te.